Situato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, Mena tra il 15 e il 23 settembre 1943 fu teatro della strage di 16 ebrei italiani provenienti dalla Grecia, compiuta dalle SS naziste nell'hotel Mena, di proprietà di Alberto Bear, cittadino turco di origine ebraica. Sulla vicenda è stato girato nel 2007 il film diretto da Carlo Lizzani. Nel paese ha soggiornato lungamente nella sua villa il banchiere Enrico Cuccia, che qui ha voluto essere sepolto. Signorili ed antiche abitazioni, sfarzose ville si susseguono sul lungolago e sulle alture. Degne di nota Villa Pernot, edificata nella seconda metà dell'Ottocento e caratterizzata da imponenza e sobria eleganza, oggi è stata trasformata in albergo. Poi Villa Faragiana Ferrandi, in stile neoclassico, fatta costruire intorno al 1860 dal senatore Raffaele Faragiana come residenza estiva della famiglia. Ancora il palazzo detto Torre Gatti Grami, un tempo dimora dell'omonima famiglia e sede della farmacia del tenente dottor Anselmo Gatti Grami. Per quanto riguarda gli edifici sacri, la chiesa di Santa Margherita, patrona del comune, si trova in posizione periferica rispetto al centro abitato. Mena è una rinomata località turistica ed offre anche alcune spiagge attrezzate per godere del sole estivo e della fresca acqua del lago.